Vuoi sentire una storia bestiale? Lui starnutisce quando si emoziona, diventa un animale. Non c'è scelta, è sempre casuale. Ogni starnuto è un guaio colossale. E ti scompiscerai dalle risate. Con te o gli animali e le sue trovate. Acciù! Ha avuto una grande idea per l'ultimo giorno di scuola. Non capisco perché sia venuta anche la preside Hammer. Lei detesta stare con noi. Già, quella donna trama qualcosa. Sì, prendersi una bella tintarella. Teo, Flo e Peter presenti. Ramon? Miss Teach, si rilassi. Oggi abbiamo un solo obiettivo, l'abbronzatura perfetta. Beh, in effetti, avrei bisogno di un po' di relax. E quando la preside Rosola, gli alunni se la spassano. Cosa facciamo? Una bella nuotata con Goro? Beach volley con Ramon, Shanti e i gemelli? Oh, un castello di sabbia con Crystal! Non è semplicemente un castello di sabbia, è una fortezza degli abissi. E io sarò la principessa del mare in una bellissima foto. Certo, Crystal! A me va bene tutto. L'importante è stare alla larga da quei tre. Che ne dite, musica da spiaggia? 95! 96! 97! 98! Non male i racchettoni musicali, eh? Già, e a 100 sarà record! Insomma, chi osa farmi ombra? Mi scusi, preside. 99! Mia! Teo, non oserai, vero? Ops! Record battuto! Tu! Come hai osato rovinare la mia splendida scultura? Cosa? Io... Crystal, perdonami! Non volevo! Non me ne faccio niente delle tue scuse! Rivoglio la mia fortezza! Beh, come Taipa, sei un esperto scavatore! Tranquilla, Crystal, la riavrai, men che non si dica! Basta così! Ok! Allora, che te ne pare? Sì, non è male. Ma ora la cosa più importante. La foto da principessa del mare. Ferme! Manca il tocco finale! Che fortezza sarebbe senza un fossato? Ah. Oh? Talvi, cosa non farebbero pur di scavare? Fatto! Ora hai un fossato e un super labirinto sotterraneo segreto! Ah! Scatta la foto! Scatta la foto! Tiratemi fuori di qui! Oh no! L'ho fatto di nuovo! Perché? Perché? Ehi là, spilungone! Crystal, aspetta. Creiamo un clima positivo. Lascia fare a me. Il fenicottero è un uccello molto ottimista. Sai cosa me ne faccio del tuo ottimismo? Voglio la mia fortezza! No, no, no. Così non andiamo da nessuna parte. Prima calmiamoci. Ammirate l'equilibrio della pietra e la leggerezza del vento. Molto bene. Io sono pronto per costruire un magnifico castello. Anche voi? È tutta colpa tua se siamo 20-0! Mia? Sarà tua, semmai! Voi cominciate e io vi raggiungo dopo. Qualcuno ha bisogno del mio aiuto per ritrovare pace e armonia. Tutto bene?
bene, ragazzi? Sento ostilità nell'aria. Senti bene! Per colpa sua ci stanno stracciando! No, no, no! Mai puntare il dito se non per indicare il sole. Ci pensa Teo a riportare l'armonia. Vi sentite più positivi? Certo che sì! Il mio lavoro qui è finito. Ragazzi, che vi succede? I vostri musi lunghi rovinano la perfetta armonia della spiaggia. E a te cosa importa, pulcioso? No, no, no! Non lo sai che il primo passo per il buon umore è un bel sorriso? Non riusciamo a fare nessun dispettone qui al mare. Le abbiamo provate tutte. Le caricature nel bagnasciuga. I super scivoloni con buccia di banana. Oh, i gavettoni. Questo posto è a prova di scherzoni. È solo una questione di punti di vista. Guardate bene. La più grande fonte di acqua e tante possibili vittime. Tutte all'asciutto. Beh, ho già in mente qualcosa di maestoso. Bravo, pensa in grande. Questo è lo spirito. Pulcioso, sei un genio. Bravi, pensate in grande! Pensa 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 in grande! Ehi, ragazzi! Abbiamo pensato in grande, pulcioso! Oh, le cose si sono messe male, ma possiamo ritrovare il sorriso. Ritrovatelo da solo. Io ho chiuso con te. Vado a cercare conchiglie. No, possiamo ancora ritrovare l'armonia? Aspetta! Qualunque cosa tu sia, ti assicuro che batti ogni record di bruttezza! È uno squalo goblin, una creatura degli abissi non proprio famosa per la bellezza. Crystal non mi vorrà davvero più vedere. Direi che forse è meglio così. Meglio se ti portiamo in acqua, così non dobbiamo vederlo. Povera Crystal, triste principessa del mare senza la sua fortezza degli abissi. Non credo che le basterà una conchiglia per ritrovare la felicità. Ah, io sono felice quando faccio ciò che amo! Un'altra partita a racchettoni musicali? Il fatto è che Crystal ama solo se stessa e gli unicorni. Non vorrei deluderti, ma non se ne sono mai visti di unicorni. Fino ad oggi? Che c'è? Mai ammirato un unicorno marino? Veramente no. Ho un corno? Che serve di più? Grazia, bell'aspetto, agilità. Vedrete come sarà contenta Crystal quando salterò fuori in tutta la mia bellezza da unicorno marino. Io avrei qualche dubbio sul concetto di bellezza. Sì, ecco, forse dovresti mantenere una certa distanza per non spaventarla. Coglierla troppo di sorpresa. Giusto, auguratemi buona fortuna. Uffa, che giornataccia! Nemmeno una conchiglia degna della mia bellezza! Bene, è il mio momento! Spiccherò un salto maestoso, non potrà non notarmi! Crystal! Ma che voce stridula! Accidenti, non mi ha visto! Devo darmi più da fare! Crystal! Guarda! Un unicorno! Questa è ancora peggio! Devo avvicinarmi. Se Teo si avvicina troppo, potrà dire addio all'effetto unicorno marino. Vorrai dire l'orrore marino. È la volta buona. Questa puzza di pesce. Ora basta. Mi sa che tornerò a prendere il sole. Se ne sta andando. E va bene, passiamo alle maniere forti. Ora mi dovrà vedere per forza! Ehi, ti ho spento la luce! Non ti ricorda qualcosa? Una principessa del mare! Sorridi? Non si rifiuta mai una foto!
Che ne pensi? Beh, in effetti con questa coda sembro proprio una principessa del mare! Finalmente ne hai fatta una giusta, Teo! Io... Su! Beh, se non altro questa foto ha salvato in parte la giornata. Ora me ne vado a prendere il sole. Non ci resta che battere un nuovo record. Sarà un super record! Già! Nessuno può resistere al fascino dei racchettoni musicali! È di certo l'attività più sicura di oggi! Già, è la più armoniosa! Eh?